Cari amici, cari amiche, benvenuti a questo nuovo video. Vi presento Paolo Dolfini qui con me dopo il convegno. Paolo Dolfini era guida caccia il giorno del 27 giugno 1980, ci racconta, ed era i radar, ci racconta quella serata. Prego. Sì, appunto, io ero guida caccia alla base di Poggio Renatico, che sta 10 km sud di Ferrara, diciamo tra Ferrara e Bologna, quindi è una base posta in modo ottimale per vedere il solo decollo da Bologna dell'India Hotel 870, del nostro aereo DC-9 caduto a Ustica quella sera. Ero guida caccia, devo dire che la cosa non ebbe un grande impatto per me all'inizio, perché non è, come enti della difesa aerea non siamo, non eravamo, né siamo ora, né sono ora i miei colleghi, io sono in pensione da tempo, interessati al controllo del traffico aereo civile. Ci sono enti civili preposti a quello, noi siamo solo interessati ad eventuali penetrazioni, incursioni, aerei che possono, aerei, voli che possono costituire una potenziale minaccia ovviamente alla sovranità nazionale, al territorio, eccetera, eccetera. Secondo una logica piuttosto complessa che adesso preferisco non spiegare, che ci vuole tempo semplicemente. Ho scoperto, mi sono ritrovato a essere il guidacaccia di quella sera dopo una dozzina d'anni, quando il giudice priore mi ha chiamato per vedere se riconoscevo la pagina del registro di stazione di quella sera, da me firmata come tenente all'epoca. Guida caccia, dove c'era notato anche il fatto che gli enti del controllo aereo, in particolare Bologna, avvicinamento, ci aveva chiesto quella notte se avevamo notizie dell'India Hotel 870, cosa che non potevamo avere perché dopo essere decollato verso sud da Bologna, dopo massimo una decina di minuti era uscito dalla nostra Uscito dalla portata portata radar, radar. quindi non potevamo averlo. Il compito del guida caccia, ripeto, è quello di intervenire guidando, come dice il termine, guidando contro dei velivoli intercettori verso la potenziale minaccia o anche semplicemente verso, in tempo di pace, un aereo da riconoscere o da condurre all'atterraggio, da condurre fuori da una certa area, eccetera. Questo è il mio compito specifico, compito per il quale, peraltro, posso dire con certezza che, contrariamente a quello che si dice, una certa favolistica abbastanza idiota, e non vorrei usare termini più specifici Pesanti. perché quello è il termine esatto, i radar sarebbero stati spenti. Il mio radar sicuramente no, e neanche i radar vicini, perché in qualche modo dipendevano dal mio radar di Poggio Era Renatico, parte nome della rete nativo. del NEGE. Rete NEGE, facevano parte della rete NEGE, che è tutta intercollegata. In particolare, data la posizione, diciamo, felice del mio radar, Pioppo Radar Poggio Renatico, erano collegati con noi, che Ecco, Pioppo avevamo. Radar è codice, la È nominativo, nickname. l'omiettivo radio con cui mi chiamavano gli intercettori o chiunque altro velivolo militare volesse, su frequenze specifiche pubblicate, eccetera, avesse bisogno di una guida, anche di un vettore, cioè di un orientamento verso una base, la propria base di atterraggio, qualora avesse perso altri strumenti di navigazione, cosa è avvenuta spesso, no, più volte, insomma, sono spesso più volte. Quindi questa è la funzione della guida caccia, e sicuramente posso dire che il mio radar non era stato spento e neanche i radar della catena immediatamente connessi con me, ed erano ben 5: a nord-est Pedro Radar, Lame di Concordia; a nord-ovest Mortara, detto Puma, via radio; a sud-ovest Quercia, Quercia, località Poggio Vallone; e a sud-est Bracco, località Potenza Picena. Poi ce n'è un ulteriore C'è una radar. Marsala forse ancora in fondo. Marsala, no, Marsala non era collegata con noi perché il mio radar faceva parte del complesso di difesa aerea dipendente dal primo SOC, Sector Operation Center, con base collocato all'epoca a Montevenda. E tutti gli altri che ho citato erano appunto collegati a Montevenda tramite Montevenda anche nel Padovano, se non sbaglio. nel Padovano, sui Colli Eugani, galleria su Montevenda, che
Una base nascosta, una base sotterranea. Una base nascosta su cui si favoleggia per altre ragioni, si favoleggia sempre su queste cose. Qualcuno continua a sostenere che ci fossero stati dei missili, non ci sono ovviamente mai stati missili in galleria, ma comunque non sono mai riuscito a far cambiare idea neanche i miei amici, che dicevano che io negavo la cosa solo per segretezza istituzionale, ma è una stronzata pensare che ci fossero dei missili in galleria. C'erano altri missili sotto nostro, missili antiaerei grossi, Nike Hercules, Hook dell'esercito, sotto il nostro controllo, era molto importante il Poggio Renatico per quello, ma non c'entrano con la vicenda di Ustica per niente. È stata citata Marsala, sì, Marsala, sono stato coinvolto anche lì perché ho fatto il comando di quella base radar che allora era 35, allora è ora, tuttora è 35esimo gruppo radar, e il 3 sta a indicare, prima del 5, il 3 sta a indicare che era sottoposta al terzo ROC, mentre la mia base, Poggio Renatico, era 11esimo gram gruppo radar aeronautico militare, sottoposta al primo, come dice l'uno davanti all'11, al secondo 1, insomma il primo dei 2-1, e quindi c'era questa suddivisione regionale dei radar. Come comandante di Marsala ho dovuto rispondere a decine di domande, peraltro non ero ovviamente presente quella notte, essendo stato, non avendo l'ubiquità, ero a Poggio Renatico, non a Marsala, ma dall'89 al 91 fatto il comando appunto di Marsala, e priore ma interrogato come tale in merito a tante ragioni. Peraltro ricordo che all'epoca era anche attiva la commissione interparlamentare d'inchiesta sulle stragi, quindi commissione che aveva un nome da parte di un senatore che era Gualtieri. Gualtieri, sì. C'era anche Manca poi successivamente. Esatto, e successivamente ci fu Manca, esatto, Vincenzo, che si occupava e che mi tempestava di domande, chiedendomi peraltro di produrre documenti in originale, cosa che avevo magari già fatto qualche giorno prima, qualche settimana prima, presso il giudice istruttore. La commissione mi chiedeva lo stesso documento che noi potevamo riproporre solo in fotocopia di fotocopie, l'avevamo, l'originale era già stato donato. A proposito del giudice priore, c'era anche che mi diceva un servizio a Gioia del Colle, e lì il priore aveva fatto l'ipotesi di tutta una... Non so se la fece priore questa ipotesi, perché mi sembra talmente sciocca che dubito che, per quanto abbia fatto gravi errori, avesse fatto un'ipotesi così poco sostenibile, cioè che il corpo del pilota del famoso MiG-23 non sarebbe caduto il 19 luglio, bensì 18 luglio, bensì il 28 giugno, dico bene 28 o 27 giugno. Ma non si dice, non si capisce neanche esattamente, perché quando Zullo e Rondanelli presentano la loro famosa nota aggiuntiva sei anni dopo, loro non parlano esattamente di 27, ma di una quindicina di giorni antecedenti il 18, quindi andremo a finire nemmeno al 27 preciso, ma qualche giorno dopo. Questo sarebbe quello che hanno detto loro, che poi si è rivelato tutto un falso, come è stato dimostrato al tribunale. Esatto. Comunque quel corpo che avrebbe giaciuto per almeno 15 giorni nella foresta Silana, sui monti della Sila, sarebbe stato poi tenuto per conservarne quanto possibile i resti nel freezer del circolo gelati. Ufficiali dei gelati che io frequentai successivamente, però, perché io, ripeto, nel 80, sia a giugno che a luglio, ero ancora Poggio Renatico. Successivamente ho fatto il navigatore sul Tornado Gioia del Colle dall'81, e ho potuto accedere ai ghiaccioli di quel frigo. E ora, quando ho saputo in seguito che i miei ghiaccioli, che consumavo abitualmente, avevano giaciuto, avevano contribuito a tenere freddo il corpo del povero pilota, i resti maleodoranti del povero pilota, mi sono un po' schifato a posteriori della cosa. Però ritengo sia una costruzione al limite della patologia questa, ricostruzione al limite della patologia. C'è gente che ci crede e ancora dicono questa storia, la si trova sparsa un po' su siti web, su commenti, e tutto questo lo affoghiamo nell'alcol. Sì, esatto. Tra l'altro, se ricordo bene, il circolo ufficiale aveva un frigo relativamente piccolo, non ci stava un corpo umano lì dentro, nel senso che ci stavano delle bottiglie, tante se vuoi, ma
comunque insomma, è venuta, mezzo metro cubo in tutto, forse meno. Questa storia perché era stato dismesso proprio il 18 il freezer, questo qua, e qualcuno ci ha inventato che era stato dismesso perché il pilota era stato tolto per essere portato sulla sila, rimesso lì al posto per far vedere che era caduto il 18. Come in effetti è successo che non conosco i dettagli di questa visione patologica, io li definisco matta, cabri anche un po' divertenti, ma qualcuno qui probabilmente adesso si chiederà che cosa fa il navigatore di un tornado, poi chiudiamo questa bella intervista, se raccontare brevissimamente era Rio successivamente dopo nell'81, infatti ci fu la possibilità di tornare a volare. Io ero andato in accademia come pilota, fu poi bocciato semplicemente a Lecce per una serie, pur essendo stato promosso il primo di tempo a Valghera in Sardegna, insomma, fui bocciato il mio iter di formazione come pilota. Passai quindi alla difesa aerea con grande soddisfazione, era molto interessante la difesa aerea all'epoca, soprattutto vista e vissuta da certi siti, da certe basi, quali ad esempio la mia di Poggio Renatico, perché interconnessa con altre basi di difesa aerea, interconnessa con basi missilistiche dell'aeronautica, quella qui dotate di missili Nike, e con basi missilistiche dell'esercito, quella dotate di missili Hawk, e molti di questi BOC, Base Operation Center, erano collegati con noi. Successivamente, appunto, nel 81, invece passai, dopo un corso di navigazione fatto in Inghilterra, a Cottesmore, in Inghilterra era? No, il corso di navigazione fu fatto a Finningley, navigazione generica, navigazione. Poi la specializzazione navigatore sul tornado fu tenuta a Cottesmore, TTE, Tornado Trinational Training Establishment. E dopo aver fatto questo ulteriore corso sul tornado, fu inviato a Gioia del Colle, dove mangiai ghiaccioli per una decina d'anni e feci un ruolo completamente diverso da quello di difesa aerea, che prevedeva anche l'ingannare la difesa aerea volando a bassa quota, bassissima quota, possibilmente di notte, per stare sotto quella che era la copertura media dei radar. È un segreto dirlo, si può dire quant'è la minima? Non si può dire, nel senso che non ha senso, scusami, parlare di copertura minima di un radar, dipende dall'orografia. Se c'è anche un crinale alto 100 metri che oscura, diciamo che copre una parte dell'orizzonte, noi stavamo sotto quei 100 metri. Normalmente si navigava a 200 piedi, che sono 60 metri, quindi peraltro 60 metri di notte sono molto bassi. Noi vedevamo spesso le luci dei paesi in mezzo all'Appennino, lassù in alto, molto più alte di noi, luci dei paesini sulle cime in genere dei colli o dei monti. Quindi si volava piuttosto bassi di notte, grazie a un radar che si chiama terrain following, accoppiato con il radar altimetro, accoppiato con il ground mapping, aveva tre radar del tornado, aveva ed ha, peraltro, ancora in servizio, per fortuna. Ecco. Bene, ringrazieranno chi avrà ascoltato e visto questo video, e grazie mille, e buon alla salute e al gelato al pilota. Gelato al pilota, ghiacciolo al pilota. Thank you.